Forse lui ha più forza di carattere, si è impegnato un po' di più di me, quindi è giusto che ha giocato lui. Però non penso di essere quasi al suo livello. E appunto ha sta forza di carattere che è un elemento importantissimo. Invece ancora io devo acquistare questa mentalità qua. Quindi è più bravo di te, tutto Sì, sommato. Allora è anche più giusto. maturo. Ma forse lui ha qualcosa in più di me e io ho qualcosa in più di lui da qualche altra parte. Lui l'ha già detto però. Ha detto che tu c'hai più carattere, sei più maturo. Ma forse quello lì è lui che manca, perché se l'avrebbe avuto penso che a quest'ora sarebbe qua anche lui. Ecco. Con Mancini eravamo gli unici del 64 e quindi abbiamo legato oltre, perché poi eravamo amici, andavamo d'accordo anche perché eravamo i più piccoli a Casteldebole. E per il resto noi siamo cresciuti a Bologna, poi Mancini è andato alla Sampdoria, abbiamo fatto anche le nazionali assieme, quindi abbiamo avuto un percorso molto positivo. I ricordi di Casteldebole sono sicuramente positivi. Sono arrivato molto presto, neanche avevo 14 anni, e poi abbiamo fatto tutta la trafila fino alla prima squadra. Eri un talento fra i migliori in assoluto di tutto il panorama italiano. Forse hai sfondato pure troppo presto perché arrivasti in Serie A veramente giovanissimo. Può essere che questo paradossalmente ti abbia penalizzato. Non è l'arrivare troppo presto, è anche ci sono delle situazioni favorevoli o meno. Io non posso ricordare la mia carriera solo legata a dei momenti sfortunati, però io ne ho avuti parecchi nel mondo del calcio. Si può dire che almeno dal punto di vista umano Cadè sia stato uno degli allenatori che più ti ha trasmesso qualcosa? No, Cadè io l'ho avuto anche ad Ancona. Cadè era una bravissima persona. L'unica cosa è che con Cadè gli attaccanti giocavano poco perché lui prediligeva il modulo con una punta e i trequartisti. Hai stregato invece anche Nils Liedholm, che ti volle a tutti i costi al Milan, nel Milan di Farina prima e di Berlusconi poi. Che cos'è stato per te il Milan? Paolo Rossi, Virdis, insomma, era una squadra che stava costruendosi. Al Milan nessuno lo sa, io andai a Parma. E a novembre mi presi il Milan, però non ho potuto completare il trasferimento perché avevo già avuto appunto il primo Da trasferimento Bologna a Parma. da Bologna a Parma e io lì avrei giocato tutte le partite perché il Milan non aveva più attaccanti. Io andai l'anno dopo, che avevo 20 anni, però gli attaccanti erano Atle, Virdis e Paolo Rossi, con cui sono anche molto amico. Per il discorso di Lidon, oltre che un'altra bravissima persona, molto spiritoso, e io con lui comunque in allenamento giocavo sempre da titolare. Quindi per lui io ero veramente, non dico un suo pupillo, però lui stravedeva, era vero questo. Ma era vero che eri più veloce col pallone tra i piedi che senza? Com'è possibile questa cosa? Questo lo diceva lui, ma io guarda, ti posso dire una cosa, che il complimento più bello me l'ha fatto l'allenatore della Nazionali, Lupi, che lui ha detto: io in 30 anni ne ho visti tantissimi di campioni, poi ha detto, poi c'era uno che era fuori categoria, questo ero io. Quindi questo ti fa capire qual era il livello di considerazione anche da un selezionatore che ne ha visti passare tanti. Per chiudere un'ultima cosa, domenica c'è Milan-Bologna, un auspicio rivolto ai tifosi del Bologna in vista di una partita che anche per ragioni di classifica adesso è importante perché stiamo facendo bene e siamo appaiati. Io come ricordo sono più vicino al Bologna che al Milan e poi ho molta stima anche dell'allenatore, anche se non abbiamo mai giocato assieme, di Donadoni.